tendenza può sembrare. Da Montecatini una bella notizia dietro l'altra. Intanto la presentazione ufficiale del Mondiale di ciclismo in programma dal 22 al 29 settembre, che regalerà alla cittadina termale ben 5 partenze. Cronometro a squadre individuale uomini elite, gara in linea under 23, in linea uomini junior, in linea donne elite, oltre al passaggio dei professionisti nella prova finale. E poi la novità del giorno che riguarda la scelta delle nazionali italiane di albergare all'ombra del tettuccio. Un'altra conquista del sindaco Giuseppe Bellandi. Mondiali che sono e rimangono e rimarranno per gli anni che vanno dal 2010 al 2020 l'unico grande evento mondiale sportivo che coinvolgerà direttamente la nostra nazione. Quindi questi sono sì i mondiali di Montecatini, di Firenze, di Lucca e di Pistoia, della Toscana, ma sono anche il più grande evento mondiale della nostra nazione. A questo punto sarebbe un peccato mortale non utilizzare la rassegna iridata per un rilancio delle terme, della città e di tutta la Val di Nievole. Attraverso il ciclismo, che è importantissimo per, come promozione presso tutta la gente che circonda questi circuiti, ecco, cosa deve portare? Deve portare un messaggio positivo, una promozione di quello che siamo, di quello che sappiamo fare, perché organizzare un mondiale che sarà sicuramente bellissimo anche per la scenografia che attraversa, è una cosa molto importante. Tanti ne riconoscono di essere stato uno dei primi a crederci. A me piace parlare a nome di tutte e quattro le città che hanno organizzato questo mondiale e della regione toscana che ci è venuta dietro. Poi dopo c'è la storia che insegna.